Mister Baldisserri, facciamo un passo indietro. Lo 0-2 di finale, che cosa non è funzionato rispetto alle tre precedenti partite? Ma guarda, dicendolo proprio veloce veloce, non ha funzionato che il portiere loro è stato proprio in giornata, perché ha fatto tre interventi e poi aveva avuto anche altre occasioni, veramente, passami il virgolettato, miracolosi. È stato bravo, ma anche fortunato. E rimane una partita comunque che abbiamo affrontato una squadra forte, perché il finale comunque è un'amalgama che è da diversi anni che gioca insieme, Butto li fa giocare bene, si conoscono a memoria, hanno determinati equilibri che sono importanti per una squadra e soprattutto hanno uno spirito di gruppo che noi, comunque anche noi Sanremese, stiamo dimostrando di avere in queste ultime partite. Ti dico, la partita di domenica, se uno guarda il risultato fine a se stesso, 2-0, sembra che la partita non ci sia stata. Invece noi abbiamo tenuto il campo benissimo nel primo tempo, creando diverse occasioni che potevamo tranquillamente concretizzare se non ci fosse stato il portiere veramente in giornata particolare. E anche nel secondo tempo, alcune occasioni anche sull'1-0 loro, con Cabecce che gli è stato parato un tiro dal portiere dentro l'area piccola, che veramente non sa neanche il portiere come ha fatto. Con questo voglio dire che lo spirito della squadra c'è stato, la determinazione c'è stata, ricordiamoci sempre da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da una situazione che venivamo da 9 partite con 6 punti, noi ne abbiamo fatti 7 adesso in 4, quindi l'atteggiamento è quello giusto, la determinazione c'è, la coesione di gruppo c'è, siamo uniti, siamo determinati, lottiamo per 95 minuti. Domani c'è la Massese, scontro storico che lei si può Sì, ben sì. ricordare. Ecco, come ha visto la squadra in settimana e come l'avete preparata? Perché questo è uno scontro decisivo per i playoff, avete 2 punti di Assolutamente, ritardo. assolutamente, hai ragione. L'abbiamo preparata col discorso solito che faccio ai giocatori e glielo faccio quando van bene le cose, figurati se quando van male. Quindi il discorso è di cancellare la parte, cancellare, tenersi le sicurezze che abbiamo maturato nelle partite anche di domenica, quindi le certezze che abbiamo, che comunque possiamo dare fastidio a qualsiasi squadra, però resettare. Ogni partita fa storia a sé, si apre un nuovo capitolo. Tra l'altro la Massese ha cambiato allenatore da poco, ha preso Magrini nella sosta nella pausa, proprio perché venivano da un periodo così così. Adesso Magrini li fa grosso modo giocare sulla stessa falsariga di modulo che faceva Lazzini prima, però hanno un atteggiamento leggermente diverso, l'abbiamo un attimo studiato in settimana. Eventuali punti deboli proveremo a colpirli domani. Comunque sappiamo e rispettiamo la squadra che incontriamo domani, perché è una squadra comunque che ha 61 punti. Noi ne abbiamo un po' meno, vedremo poi alla fine cosa dirà il campo. C'è tutta questa differenza, secondo lei, tra voi e la Massese? Questo Guarda, scarto di non voglio punti? sembrare presuntuoso, io ho le mie idee in proposito. Se vuoi un mio parere personale, dico di no. Però ti ripeto, i 61 punti che hanno, loro se li sono meritati. Noi ne abbiamo fatti meno, quindi magari qualche problemino l'abbiamo avuto. Ti assicuro però che domani nessuna paura, rispetto, ma nessun timore reverenziale. Faremo la nostra partita determinati, tosti, per tutti i 95 Che minuti. percentuale vi date per i playoff? Percentuale, guarda, viviamo la giornata, domani vediamo di fare il meglio possibile con la Massese e poi ne riparliamo la settimana prossima a bocce ferme, ti dico. Le percentuali adesso sarebbe sbagliato darle, l'importante è domani l'atteggiamento, andare in campo dando il massimo, le soluzioni le abbiamo, abbiamo qualche giocatore che rientra, anche se magari non avrà il minutaggio di quelli che sono impegnati da più tempo, e chiaramente chi rientra può avere 15-20 minuti, però mi fa piacere che pian piano si sta rimettendo a posto un po' la rosa che era un po' scompaginata ultimamente da tantissimi infortuni.